la crescente urbanizzazione della società e i mutati stili di vita e di consumo, gli uomini stanno perdendo quasi del tutto il contatto con la natura, immersi in una realtà sempre più artificiale, se non virtuale. Laddove gli habitat non sono stati irreparabilmente compromessi, piante e animali sono costretti a garantirsi la sopravvivenza nelle ore e negli spazi in cui le frenetiche attività umane si riducono. Per loro fortuna, i cicli della natura, del giorno e della notte, delle stagioni, coincidono sempre meno con quelli dell'uomo. Gli ecosistemi dell'area marina protetta Torre del Cerrano sono un esempio dell'adattamento delle specie viventi a un territorio molto antropizzato e di quanto le esigenze della natura si discostino dalla percezione dell'uomo contemporaneo. Basti pensare a come le materie organiche spiaggiate durante le mareggiate, fondamentali per la rigenerazione delle specie vegetali della duna e quindi dell'intero ecosistema litoraneo, siano ancora percepite dai fruitori della spiaggia come rifiuto, al pari dei tanti oggetti di plastica e delle reti abbandonate che continuano a mietere vittime tra gli abitanti del mare. Marine protette sono il luogo reale per far sì che le nostre esigenze coincidano con la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri, perché da quello che al distratto occhio dell'uomo può apparire solo come un deserto di sabbia, vento e acqua salata, alla fine spunta sempre la vita.